tutti, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nel video di oggi andrò a fare un paio di missioni. Iniziamo con la prima, ci vado a piedi perché è praticamente fuori dalla sala slot, dove ho concluso l'ultimo episodio. Guardalo un po' qui. Oh, t'a posto? Sì, c'è qualcosa comunque. Oh, siete voi, che si dice, ragazzi? Oh, Vernian, che bello rivederti. Che cosa ci fai qui? Oh, è semplice, sto cercando nuovi membri per i Blasters. Dei nuovi membri, hai detto? Hai già qualcuno in mente? Ve lo dirò solo se accetterete di aiutarmi. Allora, che ne dici? Vabbè, dai, ci si può fare. Risposta al massimo, come sempre. Bene, vi spiego subito il mio piano. Sì. Beh, dici tutto. Oddio, che è? Sergente Overnion. Grazie per essere venuti, amici. Possiamo iniziare la riunione. Oggi continueremo a distribuire i volantini Blasters agli abitanti di Yo-Kai World. Ancora? Ma sono 3 giorni che non ci fermiamo un attimo! Ma fino a mondo non avete fatto altro che stare fermi lì in parte ad aspettare che arrivassi io. Già, e poi non mi sento a mio agio né parlare con gli altri. Sì, in effetti non è molto normale fermare la gente per strada. Overnion è un po' in difficoltà. L'hai notato anche tu? Già, Panco Spino e Scusa Polpo non sembrano così interessati. Chi è? Maestro Mew? Questa voce non è possibile. Che gatto buffo, anche lui è uno yokai per caso. Se l'hai appena visto apparire dal nulla. Certo che è uno yokai. Ma che impudenza, come fai a non conoscerlo? Questo gatto buffo è lo yokai più forte, saggio e potente di tutti. In una sola parola, anzi, 5. È il leggendario maestro Mew. Cosa? Il più forte di tutti, hai detto? Oh, non esagerare, figliolo. Figliolo, esagerare non. Se i Blasters non sono così famosi è perché peccano di freschezza. Di freschezza, che cosa intende? È molto semplice, vedi figliolo? A voi manca un vero leader. Ci penso io, io! Un vero leader. Qualcuno che sia al contempo forte e gentile. Ah, non sono gentile, mi dispiace. Ma che sia anche in grado di creare forti legami tra i membri. Allora sono io. Ma come facciamo a trovare uno yokai del genere? Ci ho già pensato io. Ho preparato una sorta di test. Dimmi... Oh mio Dio, no. Ecco che intendevo inseguimento al massimo. Ricordi gli yokai criminali? Gli yokai criminali? Sono yokai che causano scompiglio, responsabili di vari atti malvagi. Mi è giunta voce che ultimamente ne sono comparsi alcuni anche a Yo-Kai World. E si può sapere quale crimine hanno commesso? Insomnia! Anticipa la sveglia di 10 minuti! Kanom emette fratulenza all'ascensore! E Pupo Mimo adora versare l'olio nella Y-Cola! Ma sono pericolosissimi! Dobbiamo fermarli assolutamente! Pericolosissimi? A me sembrano tutte delle dormi sciocchezze. No, no, no! Stai a sentire, Cole! La sveglia 10 minuti prima è grave! Mi toglie 10 minuti di prezioso sonno! Ok? Se li cattureremo tutti e tre, la popolarità dei Blasters salirà alle stelle, garantito! Li troverai nel terrore oscuro. Forza, Overnian, conto su di te! Nel terrore oscuro dobbiamo entrare. Ok. Boh, iniziamo col primo allora, non so chi è dei quali, ma... Terrore oscuro, dai! Mi indica anche dov'è la porta. E se non l'avessi mai trovata, che facevo? Devo trovarla ora. Non avrebbe avuto senso, no. Ok. Oh, cos'è quel verso? Oh, c'ho insonnia. Guarda, scusami tesoro, ma devo sconfiggerti. Anticipa la sveglia di 10 minuti. Finalmente ti abbiamo trovato, insonnia. Eh sì, la meta sono stata io. Mi sono divertito un mondo. Che cosa pensate di fare? Non vorrete combattere, spero. È proprio ciò che faremo invece, fatti sotto. Vabbè, certo però, Insomnia, a tratti ha ragione. Perché se lei non dorme, gli altri devono dormire, scusami. Vuole giocare con gli altri, vuole parlare con la gente. Deve mettere per forza la sveglia 10 minuti prima, no? Che botte, Insomnia, ci tiffia. Che cosa è successo? Fermati! Non mi ricordavo che sei così poca salute del trio. Siamo matti, a parte... Vabbè, dopo lo rimetto comunque sia Shoten Doji. Sì, davanti lo rimetto però. Yada, invece sì, Yada. Vabbè, però è impassibile. Oh, però ci pia, eh. Incassa bene la ragazza. Va bene, sì. Chissà se si possono reclutare questi, se cadono e... No. Questo no. Vabbè, questo, ma gli altri chissà. Bisogna vedere. A meno che non li trattano come boss nella riga di codice e quindi dicono no, non puoi reclutarlo perché sei cattivo.
Ok, ne mancano solo due. Perfetto. Che poi l'altro non sta neanche qui, uno dei tre. Eccolo qua, Pupo Mimo. E questi sono due che stanno insieme, ma l'altro non c'è. Versa l'olio nella whey cola, è tremendo. Ma che cosa ci sarebbe di sbagliato? Hanno un sapore molto simile, no? L'olio in Giappone ha un sapore simile alla Coca-Cola. Cioè, dove devo firmare? Che poi farebbe schifo comunque. L'olio, un bicchiere d'olio ti uccide praticamente. Beh, non proprio, però quasi. Mamma mia, vai, che bello quando mi era Shuten Doji. Pugno! Vai, vai. Bello così. Colpi concatenati tutti quanti, vai. Alzati tu, raccogli qua. Bene, e Pupo Mimo è sistemato. Ora dobbiamo uscire e andare a prendere l'altro. Però l'altro sta fuori. Non sta qui, sta in un altro punto. È furbo, si nasconde bene. Ma guarda, questa qui invece è proprio segnata all'aperto. Che bello. Ah, ma mi sa che c'è un portale qui che non ho ancora aperto, mi sa. Eccolo qua. Però io criminali, i veri io criminali andavano in giro per la mappa di gioco nel mondo degli umani e tu dovevi andarli ad acchiappare. Tremendi quelli, tremendi davvero. Perché poi non è che erano veloci, no, di più, erano la velocità al massimo settata. Mamma mia. Difficili da prendere, non impossibili, ma molto difficili. Allora, dov'è sto buon tempone che si diverte a fare bello e cattivo tempo? Stai qua sopra, eh? Sì, tu stai qui sopra, lo so. Eccolo qua, Kanom! Cos'è che faceva Kanom? Ah, sì, faceva le puzzette. Come andare a guardare? Poteva succedere a chiunque! Non è vero. Non riesco più a trattenermi, non l'ho fatto di proposito. Siamo sicuri di poterci fidare? Ma certo che potete fidarvi! Non mi sono spiegato prima? Ve lo giuro, è stato solo un piccolo incidente, non lo farò mai più! Stai tremando? Ci stai mentendo? Non te la faremo passare liscia! Che arguzia! Un'acutezza perspicaciosa! Vabbè, questa, boh, due pugni è finita. Oh, attenzione, ci accolgono subito con la musica. Arrabbiato. Abbiamo sconfitto e catturato tutti e tre quelli io criminali. Ma sono ancora un po' incerto. Che cosa succederà ai Blasters ora? Wow, e questi da dove sbucano? Avete sconfitto tre io criminali di fila, siete in gamba, Mucciosetti. Malandro, ha ragione, potremmo unirci a voi? Vi prego, fatelo per me, la dolcina volpina. Ma dove vuoi gestire la slot, la... al manicomio, lì? Hai visto dove niente ce l'hai fatta? Già, proprio così. Guarda quanti yokai. Senza di voi non ce l'avrei mai fatta, detective. Grazie di cuore per l'aiuto. Vi prego, permettetemi di unirmi a voi nelle vostre battaglie. E quindi questo vuol dire che... Esatto, d'ora in avanti combatteremo l'uno a fianco dell'altro. Al massimo! Fuyin! Bene, torniamo a noi arrivati. Io, Overnian, ho deciso che... Lascio i Blasters. Da oggi farete parte tutti gli effetti dei Blasters. Benvenuti a bordo! E ora, per quanto riguarda la vostra prima missione, andate in tintoria a ritrarre il mio mantello. Tutti a distribuire volantini! Al massimo! Fagli fare i galoppini, Overnian, così imparano le buone maniere. Amuleto del Gaudio, del lago Duria. Il lago Duria si trova dalle parti di Poggi Bonzi. Bene, passiamo ad un'altra missione. Facciamo anche l'apprendista, dai, quanto sarà lunga. Se è lunga, mi arrangio, la facciamo comunque, non importa. È notte, la missione è solo durante il giorno, ma so veramente dove si svolge, quindi andrò nel punto nel quale si svolge, riposerò fino alla mattina e poi vedremo il da farsi, insomma, della missione, che cosa c'è da fare. La missione si svolge esattamente qui, quindi riposiamoci fino alle 9 del mattino. Noi siamo mattinieri. Dormiamo al freddo, moriremo assiderati, ma almeno, ehi, possiamo fare la missione appena ci alziamo. Signora, ho dormito sulle sue gambe oggi, mi spiace. Scusi, no, è che ero un po' assonnato, sai, non me ne sono accorto. Eccola qui. Ciao ragazzi, che fortuna trovarvi qui. Avevo giusto bisogno di voi. Dici Perla, che succede? Vorrei tanto diventare più forte anch'io, proprio come voi. L'altro giorno, quando ho visto Jack lottare, ho notato la vera differenza. Ah, per non dire così, Perla. Tranquilla, ho già la soluzione. Io diventerò la migliore maga di tutte! C'è anche Maga Mago. Datti un contegno. Non penso che diventerai più forte del Maga Mago. Ma certo, ti daremo una mano noi. Fantastico, grazie infinite.
Solo che ancora non sa bene in cosa consiste l'addestramento. Che cosa dovremmo fare? Potremmo chiedere consiglio alla nonna, le saprà come aiutarci. È un'ottima idea, grazie ancora amici. Io vi aspetterò qui. Nonna? Una domanda. Cosa? Anche lei non sta bene. Ultimamente sento come dei brividi lungo il corpo. Ma siamo in estate! Ah, forse so di chi è la colpa. Forse dici qualche yokai? Potrebbe essere. Forse perlustriamo il giardino. Va bene. Chi è? Ma no, non è questo. Dove sta? Ah, qui? Ma Ayase, tu l'hai visto e non ci dici niente? Te pozzino, Ayase. A che serve? A niente, a guardare le fraonne. Tocca un po' di erba almeno, renditi utile. Angelina, potresti smettere di incantare la nonna? Ah, vi chiedo scusa, mi stavo un po' annoiando. Ti stavi annoiando? Ti sembra un motivo valido? E cos'è tutto questo astio? Non sto facendo niente di male. Se mi sconfiggerete, lascio in pace la nonna. Ma te pozzino, pia... Ma ti pare il caso, Angelina? Ma stai buono! Ma che fai l'Energimax? Pazzoide! Tu sei pazzo, Link! Che fai l'Energimax? Ah, una che c'ha uno sputo di vita, come soffiavi cadeva a terra. Questo fa l'Energimax proprio. Minna XO, andiamo amici! E poi muore devastatissima, poverina. Dove? Guarda, è scomparsa per quanto hai fatto male! Tu devi stare tranquillo, Link. È disintegrata, è vaporizzata. Mamma mia, sì, era Angelina, brava. Potevi anche occuparti tu, visto che lo sapevi, nonna. Non è per dire, però. Ok, vogliamo sapere in cosa consiste l'addestramento degli stregoni. E per quale motivo? Perla vorrebbe sottoporvi, sì, sai, ma però non sa come cominciare. Ma neanche noi. Lasciate che vi spieghi tutto dal principio. Per diventare uno stregone degno di questo nome, Perla dovrà... Ah, non mi ricordo. Ma com'è possibile? Forse un modo per farmi tornare alla memoria ci sarebbe. Portami qualche Yolisir Confusior. 5 saranno più che sufficienti. Però il nome di quelli se li ricordo, eh. Siete stati davvero rapidissimi. Ma certo! Ora mi ricordo tutto. Avete bisogno di Pupo Mimo! Perché? Quindi dobbiamo trovare Pupo Mimo e basta? Ok. Non perdete altro tempo allora, guarda a cercare questo Pupo Mimo. Nonna, stai calma, quegli Yolisir ti hanno dato la testa. Va bene, cercherò questo Pupo Mimo. Non ce l'ho Pupo Mimo, però. 6 hours later. C'è voluto un po' per prendere Pupo Mimo. Ovviamente ci vogliono 2 anime rosse, 2 anime d'oro e 1 anima bianca. Ma dove si prende Pupo Mimo? Innanzitutto ci servono delle chiavi incantevoli. Le chiavi si comprano da Indo Volpina alla sala slot con ben 3 punti. Per prendere punti basta usare la slot, non importa dove, non importa quale, basta che usate la slot e fate punti. Una chiave costa 3 punti. Io ne ho comprato un bel po'. Poi bisogna venire a Valdoro del Presente dietro il negozio del pesce. Ecco, vi faccio vedere meglio, quella sopra è la casa di Katie, quello in basso è il negozio del pesce e dietro c'è il portale. Inoltre, con la chiave incantevoli e in questo portale potete trovare o Jibanyan o Komajiro come yokai speciali e si trovano proprio lì in basso dove c'è l'oggetto. Li troverete lì ad aspettare. Bene, quindi ora andiamo dalla nonna con Pupo Mimo in squadra tra l'altro. Eccola qua, vai. Che poi, in realtà c'è una wiki apposita per Yokai Watch 4 che è tutta in giapponese e ti dice: guarda, trovi questo yokai qui con questa chiave? No, lo trovi solo qui a Valdoro del Presente. Non lo trovi da nessun'altra parte. Tra l'altro l'ho preso di livello 47. Nonna, ho portato lo yokai. Sì, ce l'ho fatta. Andiamo da Perla nel passato. Ah, vieni anche tu, nonna? Beh, giusto, certo. Anche se la nonna potrebbe insegnare a Pupo Mimo le mosse e poi farlo allenare con Perla. Pupo Mimo proprio... tristissimo. Quindi sei tu la ragazzina che vuole sottoporsi all'addestramento? Sì, la prego, mi insegni tutto ciò che c'è da sapere. Cos'è questo tono flebile? Parla più forte, non ti sento! C'ha una certa età la nonna. Volevo dire... sì, sono io, sono pronta per cominciare! Spero che vada tutto bene. Mia nonna perde spesso la pazienza. Come dici nipote, mi faresti la cortesia di ripeterlo? Sei sorda, non puoi sentirlo. In ogni caso, spiegami bene tutto ciò di cui ha bisogno. Ecco, io voglio diventare più forte per proteggere i miei amici. Ti vedo molto grintosa, ragazza. Molto bene, ti aiuterò io. Forza, Pupo Mimo, tocca a te. Vai, grande. Nonne.
Ci sono, possiamo iniziare. Ma che? Sbaglio, torna, si è sdoppiata. Sì, è quello che fa Popo Mimmo, ti copia. Ah, parlano pure in coro. E voi capite da guardare, non penserete mica di starvene da parte. Che poi level 5, no, è arguta. Ha detto, se le nonne parlano insieme e hanno lo stesso tono di voce, non possiamo mettere una traccia audio sotto quella della nonna per far sembrare che la voce sia sdoppiata. Ne basta una. Tutta coccia, risparmiano anche ore di lavoro in questa maniera. Dei geni geniali. Ma che è? Che ha fatto? Che è successo? Dove pensi di andare, ragazzino? Voglio altri 200 piegamenti. E va bene, se ci tenete tanto faremo una pausa di ben 45 secondi. Facciamo anni. Ah, finito. Lei sta tranquilla, Perla. Sono a pezzi. Quando finirà tutto questo? Non ho neanche la forza per tirarmi su. Qualcuno mi aiuti. Chiama gli yokai che diventi magro e dopo ce la fai. Dovreste prendere esempio da Perla piuttosto. Lei sì che è in forma. Oh, senti un po', noi siamo andati fino a mo' a caccia di Popo Mimmo. Quindi stai buona, nonna, per favore. E anche questa è finita. Mamma mia. Io non so quanto tempo ci ho messo a prendere Popo Mimmo, ma a un certo punto ho bloccato la registrazione perché non era fattibile. Ad ogni... Che c'è? Allora, sta parte non è tradotta perché... Oddio, farebbe parte... Ah, la sciarpa per Jack! Beh, so a cosa serve, sì. So a cosa serve la sciarpa. Che pare si chiama Tai in giapponese. Nome normalissimo. Un po' desueto, ma... La sciarpa è un oggetto solo per Jack. Comunque hanno anche cambiato il simbolo equipaggiato, mi hanno detto. Hanno rivisto un attimino i testi perché... Alcune cose non tornavano. Ok. Ah, Bruno non gli ha dato questo, strano. Ma con la neve che cade direi che possiamo anche concludere questo episodio, amici. In descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se volete ovviamente. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.